Ciao, ciao a tutti e bentrovati sul mio canale YouTube. Andiamo a vedere adesso questi panini hot dog che ho appena fatto. Quindi scusatemi, c'è qualcosa che suona, il forno credo. E vediamo insieme come farli, come seguire la ricetta. Seguitemi. Allora, questi sono gli ingredienti per fare questi panini. Io ho usato due farine, però se volete potete usare soltanto la 00 o la 0, una 00 magari non media, non tanto forte, diciamo a media forza. Poi lo zucchero, il sale, il burro che ho tirato fuori, fatto a pezzettini ammorbidito, il miele. E la mia pasta madre, questa è l'acqua. Con l'acqua ci regoliamo se cambiamo il tipo di farine, poi comunque quando impastato vi darò la dose giusta. Allora, se volete potete farlo anche a mano questo impasto. Io metto tutto in planetaria perché come sapete ho il braccio un pochino ancora che mi fa male. E quindi procedo con la planetaria. Questa è la mia pasta madre solida, l'ho pesata e la vado ad inserire insieme alla farina dove avevo messo già un pochino di acqua. Quindi faccio girare un pochino, aggiungo poi gli altri ingredienti, l'uovo, finisco di mettere l'acqua, lo zucchero. E il sale lo metto dopo che ho girato, che ho fatto amalgamare un pochino la pasta madre. Poi alla fine aggiungo il burro a pezzettini e giro. Faccio girare, diciamo non molto, una decina di minuti. Poi mi trasferisco l'impasto sul piano di lavoro e lo lavoro un pochino così con il tarocco. Dopodiché lo metto in un contenitore e lo lascio fino al raddoppio, lo copro e aspetto che aumenti di volume. Allora, io l'ho tenuto 6 ore, come vedete non è cresciuto proprio tantissimo, però è aumentato di volume. Quindi adesso è morbidissimo, vedete, io avevo messo all'inizio 2,50, però poi ho corretto le dosi, vi consiglio di metterne 2,40 perché sennò vi dà un po' di difficoltà a formare i panini. 2,40 penso che vanno bene. Allora, lo allargo così senza toccarlo molto e vado diretta a fare le pezzature. Quindi devo fare 6 panini di all'incirca 150 grammi. Adesso ne peso un paio per regolarmi, però se li volete proprio precisi, pesateli tutti, aggiustate il peso, ma non fa niente, insomma, se invece di 150 sono 180 più o meno, se mi viene qualcuno un po' più grande non importa. Io ne peso soltanto due, poi ad occhio mi regolo. Ok. Bene, procedo. Adesso qui ho accelerato un pochino, ma vi faccio vedere la formatura. Ho preparato una teglia. Allora, se avete quelle teglie basse con il bordo basso, sarebbe meglio. Perché i panini vanno messi quasi vicini, appena staccati, in modo che poi in cottura si attaccano. Io ho preso questa, ma credo che sia piccolina. Questa sì, è un po' piccola, vedete, non mi entrano tutti, quindi penso che la cambio. Adesso finisco di formare e poi la cambio.
vi do la misura presso a poco, la misura della mia teglia, ma potete anche cambiare, magari fare i panini più piccoli, più grandi come volete. Ok. Allora, continuo, però cambio la teglia, ne userò una da 30 per 22, dove vedete mi ci sono entrati tutti, leggermente, toccano leggermente, così quando vanno in cottura si attaccheranno. Adesso li lascio ancora lievitare. Penso un paio di ore, sapete che dipende molto dalle temperature che avete in casa, dalla stagione anche. Quando sono gonfi, quando li vediamo che si gonfiano e cominciano ad attaccarsi, possiamo accendere il forno. Il forno, eccoli qua, vedete, il forno va a 240 senza vapore, 240 per all'incirca 20 minuti. Ed eccoli, diciamo che io forse li ho fatti colorire un po' troppo, dipende dai vostri forni, io ho messo sopra e sotto, magari potete mettere anche. Eccoli qua, diciamo che non sono perfetti, vedete qui c'è lo stacco, io è la prima volta che li faccio, non ho provato, sono andata diretta con il video, ma forse dovevo provarli e poi fare il video di nuovo. Ma sono andata diretta, direi comunque che non sono male, dai, ci possiamo accontentare. Poi vediamo, sono morbidi, forse troppo cotti sopra, quindi magari dobbiamo tenerli un po' di meno, però guardate dentro come sono belli e morbidi. Questi naturalmente vanno mangiati subito, diciamo, altrimenti li congeliamo se non ci servono tutti. E vanno fatti raffreddare un pochino e poi farciti come meglio crediamo, un po' a fantasia. Ed eccolo qua, io ho messo quello che avevo in casa, pomodoro, insalata, ho messo un po' di cipolla, un po' di salse e ho messo un wurstel. Bene, buon appetito, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video, ciao!